Nel caso di separazione tra coniugi, possono sicuramente coesistere la pronuncia di addebito e il risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità radicalmente differenti. In tale contesto rileva proprio la qualità di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio, che da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, dall'altro si configura come comportamento doloso o colposo che, incidendo sui beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento secondo lo schema generale della responsabilità civile.